quest'anno ce la vogliamo proprio godere. Prima volta che facciamo una mille miglia con una macchina cabrio. Quindi il vento nei capelli, il paesaggio bellissimo, sarà da divertirsi. Questa è una Lancia, Stura del 1934, una terza serie fatta per il conte Johnny Lurani. Johnny Lurani era un personaggio importante in quegli anni, uno delle figure principe del motorismo italiano nel mondo e più conosciuto in giro per il mondo che in Italia. La macchina non era pronta di carrozzeria, gli arrivò con quattro bacchè perché lui aveva fretta, perché doveva partecipare ad una gara che era la Maggio Lecco. Fa la salita, vince, arriva primo, ma non si ferma all'arrivo. Tutti si chiedono: ma dove sta andando? Lui fa il giro del lago. Nel frattempo i suoi meccanici stavano preparando la Maserati, la stavano riscaldando, una Maserati 1500, lascia la Stura, sale sulla Maserati e fa il primo assoluto. L'anno dopo gli arrivò questa carrozzeria e nel 1935 Lurani, il conte Lurani, fece il giro dei concorsi d'eleganza. Cominciò a Viareggio, Cannes, Nizza, per finire a Villa d'Este, vincendoli tutti. Number one, lavo cosmetica. La cosa che mi ha colpito da questa macchina sono tutti i particolari. Quando Corrado l'ha portata qua, la sera sono entrato e l'ho guardata, come è fatto il portacenere dietro nel sedile posteriore, le alette del vano motore. Ogni particolare è trasuda storia e perfezione. Io farò un concorso durante la Mille Miglia, farò vedere un piccolo particolare e chiederò agli amici della collezione del Presto di riconoscere in quale parte della macchina si trova questo particolare e cosa servirà, perché sono oggetti unici. Corrado ha questa... per me è la mia Wikipedia. Durante la Mille Miglia ogni è sempre ricco di aneddoti. Oggi prima ne ha raccontato uno, ma ce ne sono tantissimi e quindi per me è un pozzo di scienza dell'automobilismo, dove io posso raccogliere ogni informazione. Ci divide il contesto, lui è un conservatore su tutto il dettaglio, io sono un abbellitore su ogni dettaglio, ma il resto ci unisce la passione. Gli aspetti più importanti da tenere a mente sono, diciamo, la cura del dettaglio e mantenere il più possibile l'originalità della macchina. Quindi non andare a intaccare le superfici che sono state fabbricate in determinate maniere. Il prodotto è fondamentale. Nella cura di una macchina utilizzare un prodotto determinato per ogni superficie, per ogni tipo di sporco, per ogni particolare dell'auto è fondamentale. Ogni prodotto ha il suo scopo nella cura della vettura. Chiaramente per fare la Mille Miglia la macchina l'abbiamo fra virgolette tagliandata, abbiamo controllato freni, ho cambiato le marmitte che erano bucate, una bella messa a punto, ma la macchina è originale come è nata, sia nella meccanica che negli interni, che in effetti parlano per quanto sono belli e per quanto sono conservati, per fortuna. Dedicheremo questa Mille Miglia a Fred Simeone, è mancato giusto ieri, è un carissimo amico, è uno dei collezionisti più importanti d'America e del mondo. Mille Miglia è anche per noi un modo per dare un contributo, una mano a chi ne ha bisogno. Anche quest'anno daremo in beneficenza attraverso un'asta il nostro orologio dedicato alla Mille Miglia con il numero di gara. E lo dedicheremo ai bambini meno fortunati, all'associazione Corrado Lo Presto, e quindi al termine della Mille Miglia vedrete in asta, vi invito a partecipare all'asta di beneficenza.
ragazzi, questa edizione da Mille Miglia è terminata, ci vediamo la prossima anno, vero Corrado? Dai, sempre allora. In forma e vedremo che macchinone tirar fuori il prossimo anno. State connessi, ciao! Ciao!